Che baldoria, My Generation, The Who. Allora, Fabrizio. Buonasera a tutti, come va? Tesoro, bene te? Tutto bene, benissimo, eh. Abbiamo mangiato, come abbiamo detto prima. Senti, io sono alto, ma io sono tanto alto, ma qui c'è abbiamo chi mi frega. Abbiamo un ospite con ma guarda, amici. È pazzesco, io c'ho un mio amico che ha fatto pallacanestro, praticamente... Che è alto, però lui è proprio più alto. Costui pallavolo. Pallavolo, ma è proprio più alto. Cioè io è una cosa. Allora, diciamo questo. Intanto siamo qui al Sottosopra, radio numero uno. Eh sì. Con la Miki. La Miki già ci ha fatto. La Miki. Miki Fish. Ormai l'ho ribattezzata Miki Fish. Perché si chiama Pesciarole di cognome. Eh sì, vabbè, comunque. Okay. E quindi è arrivata con un amico a trovarci questa sera. A sorpresa, la nostra Miki Fish con la nostra sorpresa, radio. Uno sconosciuto. Così, insomma, uno che incontri per strada dice: ma chi sarà mai? Insomma. Uno che con il dito può toccare il cielo, però. Ma nel vero senso della parola, proprio. È vero, lo vogliamo presentare? O si presenta da solo? Ma secondo me si presenta da solo. Ma okay. Gli vuoi dare questo microfono? Allora, qui, io cedo il posto. Allora, vuoi mettere lì tu? Ok, no. Facciamo mettere anche la Miki che comunque se allora, la chiacchiera scrivo, e se la chiacchiera alla grande. Io mi stacco, però poi rientro un attimino. Lui si siede lì, un nostro ospite segreto, non diciamo il nome ancora. Non diciamo nulla. Ok. Oh, ci siamo sotto My Generation. Oh, sì. Festa, sì, la Marinelli si mette un attimo lì, sì. E si leva dai Marons. Si leva dai Marons? Michela, che bene. Bellissimo. A casa mia si leva dai Marons e vi lascio un attimo al comando. Bene, bene. A allora, dopo. Noi siamo qui in diretta su radio numero 1 e abbiamo con noi. Ci sei? Buonasera. Qui c'è Michela. Ah, qui c'è Michela, ecco, c'è Miki Fish. E lì ci sei tu? Sto io qua. Miki Fish non mi piace. Allora, inizia con la G e finisce con la M. No, io al limite, sono Michelle Jets. Michelle Jets, allora perché Michelle Jets? Cioè, Miki Fish proprio. Proprio no, non ti può piacere. Ma assolutamente ti no. Sto sempre simpatico, sì. Non è che cazzo Michela. No, non la fa. Michela qua, ci alziamo e continuiamo la però allora Michelle Jets, sì. O Michela questa sera è felicissima perché mi è venuto a trovare un mio grandissimo amico. Grazie, mi ci ha portato il vino che si presenta da solo, guarda, giusto per lui il vino, perché qui c'è scritto, se guardate, no drink here, no smoke, only kiss. Ma noi ce ne quindi però ce ne sbattiamo, esatto. Che lui di palle ne ha sbattute tante. E lui di palle ne ha sbattute tante. Gigi Mastrangelo con noi, buonasera. Buonasera ragazzi. Come va? Bene, dopo questa cena devo dire. La polenta? A sorpresa. I gonfi come delle zampone. La polenta ha allentato. La polenta è ingombrante. È ingombrante. Buona, è buona. Ma adesso come buonissima. Farai? Scusa, adesso c'è le prove. Le prove ce l'ho domani mattina a mezzogiorno. E ce la fai? A smalti. Namo, dai. Perché, diciamo, per gli ultimi che non lo sanno, in realtà sta questa avventura straordinaria su Rai 1. Sì, stiamo sculettando un pochino. Ma ti stai divertendo? Sì, molto. Tu sculetti un po' meno, io, ma insomma, per non aver mai ballato in vita mia, credo, mai mosso un passo proprio. E come sono bravi gli insegnanti, perché tutto merito loro, sì. Quindi sei stimolato dal fascino, dillo, che sei stimolato dal fascino delle insegnanti, che sono insegnanti donne, insomma. Sono stimolato dal carattere, dalla competizione, sai, avendo fatto per 20 anni sport, diciamo, ho fatto tante battaglie e guerre nello sport, la sto prendendo anche come una battaglia, però poi più si va avanti e più si avvicina alla guerra. Sì, certo. Quindi anche lo sport a un certo punto era proprio una guerra. Poi magari ne parliamo dopo. E ti voglio chiedere una domanda un po' curiosa. Sì. Michela, allora, programma sconosciutissimo qual è? Volevo far dire a Michela che è la voce del programma. È la voce del programma, perché diciamolo che
In realtà poi magari la voce o la mente, non molti, so, molti non sanno neanche che magari esistono dei, io direi la mente, dei ruoli così importanti in TV, no? Come il tuo. Dei ruoli. Il tuo chi? Io? Certo, il tuo ruolo. Il tuo ruolo di bionda. Anche perché lei volendo può mandare a fanculo chi vuole. Sono obbligati. E lei a se vuole, lei se vuole può fare il fish, può far fare il fish a chi ha davanti. Quindi. Sì, tra l'altro sabato scorso è successo proprio questa cosa. Cioè. Lo sei perso, Michele? Cosa hai? Ah, ecco, vedi, da cattiveria. Dopo la giustiamo. No, sabato scorso, allora intanto ciao a tutti. Io sono Michaela. Io sono Michaela. Jets. Michelle Jets. Lascia, lascia, non te la portiamo via, non la rivendiamo, Michelle, la lasciamo il qui. Il programma di cui parliamo, sì, dove appunto Luigi Mastrangelo è protagonista, è Ballando con le Stelle, non edizione 2013. Mm-hmm. Ed è vero quello che dicevi tu rispetto al, al pesce, com'era? Cioè che comunque sì, insomma, il pesce fuor d'acqua. Il pesce fuor d'acqua, perché io sabato scorso, come dice la nostra Michela Foxy John, Michela 10! Michela 10! Ah sì, è successo? 0! Davvero è successo? Grande, no, grande Gigi, meno. Bisognava dirlo, ce l'avevo sì, lì, sì, lì che volevo assoluta, dirlo. Bravo, bravo, bravo. Grazie per avermi dato questa possibilità. Insomma, io ho ribattezzato, tant'è vero, allora, io ho ribattezzato Lea T, che salutiamo, Lisa ciao T. Lea. Ciao Lea. Ciao Lea. Ciao, ciao. Ciao Lea. E lo, praticamente io ho scritto Lisa T e Paolo Belli, nonostante sappia perfettamente che come si chiama Lisa T, scusami, Lea T, Lea T, ha detto Lisa T. Tanto è vero che perché poi c'è tu, stata, poi, come ti dicevo prima, puoi scrivere andate tutti a cagare e ripeteranno andate tutti a cagare. Sbagli tu, sbagliano tutti. E quindi poi c'è stata questa gaffa, scusami se ti interrompo, no, no, questa gaffa diciamo non voluta bonaria di Milli che ha chiamato, ha chiamato, presa a un certo punto nell'enfasi della dall'eccitazione. Cosa, sì, dall'eccitazione, c'era Lorenzo Flaherty che è un altro dei concorrenti, un altro nostro carissimo amico che salutiamo, ciao Lori. E tanto ci vediamo presto, ciao, al più tardi giovedì sera, e, che invece di chiamarlo Lorenzo Flaherty l'ha chiamato Lorenzo Crespi facendo una piccolissima leggerissima gaffe, proprio leggerissima, però, ma anche per però, tutta una serie di cose che non so se tu senti, sì, però so, è stato molto bravo Lorenzo. Lorenzo è stato un grande, Lorenzo, io stimo molto. E sai cosa mi ha detto Lorenzo quando eravamo a cena al suo compleanno sabato sera, perché poi dopo la puntata delirio in un ristorante un nostro amico, eh? Dite anche dove andate così poi avete la locanda del gatto nero, del gatto nero da Fabrizio Umberto, dove tutti i sabato sera ci riuniamo, grandi feste, grandi cose. E non solo il sabato sera, e non solo io ad esempio sono sempre lì, è la mia, è la mia mensa praticamente, la nostra, la nostra mensa. E praticamente Lorenzo mi ha detto, sei stata tu che gli hai detto che hai sbagliato a scrivere, no, invece che Lorenzo Flaherty, Lorenzo Crespi. Ho detto no, guarda, Lisa T, ok, mi prendo la responsabilità. Ma Lorenzo Crespi, ma Lorenzo Crespi non l'avresti mai fatto vista la situazione. Però devo dire Lollo è stato bravo, no, io stimo molto Crespi perché è un gran ballerino, è un grande amico, è un grande amico, c'è stato... quindi ti ringrazio perché mi hai fatto un complimento, ha detto a me. Sì. Senti, ma c'è stato un attimo che hai detto no, io non ce la posso fare a, cioè, far dico, cosa? A ballare, comunque a presentarti davanti alle telecamere, cioè, no, oddio, no, c'è no, stato un attimo che hai detto noi tutta la settimana ci alleniamo per fare, però la prima puntata, la prima, sai, c'è stato un attimo prima, nella tua testa, sì, che hai detto oddio, sì, forse sono non ce la stati due faccio, tre giorni agli inizi, ecco, prima, di, prima della prima, sì, che in me dicevo guarda basta passare la prima, basta passare la prima, poi è tutto in discesa. E così è stato, sì, così è stato. E quindi bene, bene. Invece ti volevo chiedere una domanda sportiva. Quando c'è stato l'attimo che hai capito, ok, lo sto facendo professionalmente, cioè che sai, da quando è giovanili, da quando arrivi a un certo qui punto. Qui a ballando? No, 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 nel mio mondo. Nel tuo mondo. Non in questo. No, 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 magari qualche anno fa. C'è stato quel passaggio che
hai capito, sai, c'era la quando, no, dalla scuola, sì, allo sport, quando, che a un certo mi sono, punto... quando mi sono ritrovato in campo con dei grandi campioni, cioè nomi tipo Lucchetta, Zorzi, Cantagalli, questa gente qui che io vedevo in TV. Il mio sogno era quello di giocare, di prendere il loro posto, poi mi sono ritrovato con loro, in squadra con loro. Lì ho capito che il volley doveva essere, diventare il mio lavoro. Ed era quello che volevi fare, da lo sport che no, volevi fare? No, 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 dai, raccontaci la storia. Io... curiosa, dai, questa cosa. Io volevo... è bella, è molto bella. Tu sei di vicino Taranto. Io sono pugliese, di Mottola, diciamo, salutiamo tutti, tutta sì, Mottola. Ciao, ciao Mottola. Chi ci seguirà da Mottola, però possiamo dirlo dove? Assolutamente dove, sì, dove Radio Numero 1 e poi c'è anche Radio la... Numero 1 che è su web. Su web radionumero.com e poi ci sarà su YouTube la replica. Quindi perfetto, praticamente se perdono questa diretta da domani la possono rivedere tutti si quando vogliono. Sane anche le... con noi. Assolutamente, quindi possiamo allora, raccontarle. Per me, ritornando, per sì, me la pallavolo è ancora oggi lo sport delle femminucce. Perché, immagina a scuola, sì, ero sì, più alto sempre, in tutte le... dalle, dall'asilo, dalle elementari alle medie, e mi chiedevo tutte le volte: Gigi, dai, vieni a giocare con noi le ragazzine a pallavolo, tu sei alto. Ma no, ma io vado a giocare a calcio, pallavolo lo sport delle femminucce, cosa me ne frega. E invece poi è diventato il mio lavoro, perché io ho fatto, allora, fino all'età di 16 anni giocavo a calcio, ho giocato a calcio, poi ero 1,96, non andavo più bene per il calcio e dovevo continuare a crescere, perché poi alla fine oggi sono, quanto sono sei fermato alto? A 2,02, mamma mia, ecco, dovevo cambiare per forza, gigante, sport, dovevo per forza cambiare sport, non potevo andare avanti. Buono. O facevi il portiere forse, allora, al massimo, no? Detto, va bene, il calcio non posso più, proviamo il basket. Basket al mio paese non c'era la squadra, c'era la squadra di pallavolo, sono stato costretto a fare pallavolo. E poi dai, se pensi comunque all'inizio con la, al discorso delle, delle femminucce, quindi eri in mezzo alle femminucce, quindi poteva essere sì, anche uno stimolo, ma ulteriore, no, no Michela? Anche perché no, avevano un po' paura di me, cioè, ah, questo, sì, questa bestia così, cioè, qua, si allontanavano. Quando sei arrivata a 2,2, quanti anni? 19, mamma 18-19 anni ho... Ti hanno fatto casa su misura, poi giù, giù su a, al tuo paese? Tutto su misura, il letto, tutto. Ma quando va negli alberghi, io credo che poi per voi andiamo è sempre... negli alberghi e ci attrezzano le camere, ah, per sì, noi. Eh? Quindi... non possono alzare le porte, perché quelle certo, sono quelle, però, però i letti li possono... li possono... modificare, sì. Quindi comunque... mettono le, la classica prolunga. Quella... e quella è la classica prolunga, io non lo so. La classica prolunga è mettere una specie di comodino, tipo una un cassetta, sì, ai piedi del ai letto, piedi, o ai piedi o al, all'inizio, cioè sotto la testa, sì, se no diciamo per la maggiore va nella zona dei, dei piedi. Sì, insomma, immagino che sono... anche per me ci sono stati dei momenti un po' difficili, sì, che, insomma non ho quell'altezza, quindi immagino alto, lui, eh? Sì, però immagino lui che a quell'altezza sicuramente ne ha veramente di... ne ha avuti di problemi, i problemi, sì. Se, il numero del piede 47 sì, io 46, vedi che io dovrei avere un numero e invece ho il fettone per la mia, sì, e anche lì insomma non puoi scegliere le scarpe, no, devi io scegliere il problema più che grosso trovi, ce l'ho sui pantaloni, basta, vedi, scarpe le trovo sulla lunghezza, sì, sulla lunghezza, sì, sì, perché tante volte sulla lunghezza la trovo ma non è di, c'ho il bacino stretto, quindi capito, devo sempre modificarli. Mai capitato di trovare un pantalone perfetto che ti calzasse mai, a pennello, pennello mai, mai, comunque mai, a dia di queste diciamo situazioni tra virgolette spiacevoli, però la tua però gioia la più grande sono piacevoli, piacevoli alla fine, una volta le donne avevano paura, adesso non, adesso più, non più, sono cambiate le cose, sì, 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 sì. I tempi sono cambiati. E la gioia più grande che hai avuto nello sport, nel tuo, beh, nello sport, tuo volley, quando, raccontiamolo, quando, che insomma, beh, hai avuto, certo, quando arrivi a giocarti un'Olimpiade, quando ti qualifichi per un'Olimpiade, che nel, almeno nel volley, che tu, tu sai, non certo, è, non è in tut, la stessa cosa in tutti gli sport, sempre nel calcio non è l'Olimpiade la manifestazione più importante, è il mondiale. Il mondiale, invece nel negli volley, altri sport nel... minori è l'Olimpiade, quindi è il massimo. Poi minori, diciamo, perché magari non sono così minori, popolari, sì, però in realtà hanno una in qualità, Italia una... sono... purtroppo non sono appunto... non sono così popolari come certo, il calcio, però sì, dobbiamo certo, dire che è onor del vero che sono sport esatto, nobili. Si vive di calcio e purtroppo è così, ma tante soddisfazioni, le più grosse arrivano dagli sport minori.
E raccontiamo, cioè, racconta quello che... L'emozione più grande è stata la cerimonia di apertura a Sydney, alla mia prima Olimpiade, dove sappiamo tutti che la cerimonia di apertura di un'Olimpiade è una cosa bellissima, sì, che la segue tutto il mondo. È stata in quel momento lì, diciamo, durante la cerimonia, la chiamata di mia mamma che mi aveva visto in diretta e che era in lacrime. Vedi che bello. È stato emozionante. Che bello. Commovente. Sogno anche di... Al di là poi dei podi, di tutte queste mani. Immagino i sacrifici. Quello che rimane, certo. I sacrifici dei tuoi genitori, sì, la speranza, le ansie che si sono viste, sì, realizzate proprio, sì, in quella... famiglie che poi giù al sud si crede poco nello sport. Mm. Sì, poco, immagino, sì. Molti poi emigrano, vanno via, anche per, non solo per lo sport, per il lavoro, no? Pochi pensano che... credono di vedere i propri figli, di immaginare i propri figli fare dello sport il proprio lavoro. Senti, pochissimi. La cosa è un po' la Giuseppe Tornatore, una domanda, alcune immagini fotografiche e cinematografiche probabilmente hai vissuto. Quando sei tornato al tuo paese... È successo. Sembravo il Papa. Che meraviglia. Come dai, lo sarà anche dopo questo programma. Il Papa. Dopo questo programma, sicuramente. In nome del Papa Re. Però che bello, dai. Magari bello, senti, c'è l'affetto delle persone, sì, quello, che. Quello c'è, il calore poi dei pugliesi, che sicuramente sempre. È doppio, è rispetto a... È diverso. Io devo dire che non perché. E Micaela lo sa. Io ho conoscere una piccola parte della sua famiglia, una piccola parte dal vivo, a parte lui. E tutto il resto dal video. E tutto il resto dal video, ma sono delle persone veramente meravigliose. Guarda, confermo, perché ho mia mamma pugliese vicino Bari, quindi ho sangue di Casa Massima, esattamente. Quindi ho sangue di là, quindi devo dire che quando vado giù. Sì. Ma da lì al Gargano, comunque anche nel Salento, ho trovato sempre della gente disponibile. Salento. E devo dire che poi mi è capitato di andare in vacanza a fine settembre addirittura. Devo dire che la disponibilità, la gentilezza era tale come se fossimo ad agosto, perché uno immagina che finisce il periodo estivo, esatto, e di solito la gente non ne può più, comunque non ha interessi ad essere gentile. No. Invece mi ricordo Ma lì anche se vai a Natale, a Vieste, se vai a gennaio, mi ricordo a Vieste a fine settembre, dentro, sì, non va in base alle stagioni. Esatto. Dobbiamo dirlo, dobbiamo dirlo che sì, insomma, un cuore grande, e poi insomma è così. Allora, Michela, Anche Michela, cioè, ha avuto delle... È pugliese, vero? Anche Michela? No, non so se no. Hai qualche... Hai qualche... venatura? Ah, sì? Sì. Ah, allora, racconta. Lei è affascinatissima. Sì. Dalla Io sono innamorata... Innamorata persa. Persa della con 3M. Persa, innamorata. Sì, del Salento in particolare. Anche se poi le mie origini sono pugliesi, non salentine, ma bensì appunto... di San Nicandro Garganico, quindi del Gargano e delle isole Tremiti, dove io non sono mai stata, ma verrò. Andarci però, assolutamente. Facciamo una carovana, una bella carovana, una bella spedizione, sì, qui, così, sì, come, sì, siamo. Sì, sì, facciamo un bel pulmino, un pulmino di pazzi che girano, cioè tipo, sì, Puglia Tour, non lo so, ci inventiamo un programma, una cosa. Cioè, no? Sì, tipo Basilicata Cost to Cost, noi facciamo. Posso fare pure Puglia Cost to Cost. Quei programmi radiofonici mobili, mobile, tipo Radio Mobile, male, che vai in, esatto, giro a fare. Esatto. Potrebbe inventare anche, beh, questo. No, poi. Sì, no, facciamo le fantastiche. Si potrebbe fare. ci sto. Mamma mia. Andiamo a fare una bella diretta giù in Puglia, sì, dai, di radio. Sì, possiamo in piazza, l'estate, magari in piazza al tuo paese, andiamo così. E voglia. Si può organizzare tra una taranta e una pizzica. Cosa state preparando da domani mattina? Prossimo da domani, balletto, quick step e samba. Ti eri cimentato in questo periodo o mai? Mai ancora. Mai. Samba è tosta. È tosta. Quindi Vedremo. Ma è stato piuttosto l'allenamento danzereccio, per così dire, o quello sportivo? Non so, no, se è una domanda, forse, vabbè, era una battuta la mia. L'ho fatta tante volte. È una battuta la mia, perché so che lo sport insomma, non c'è paragone. Qui sono in relax, Sì, qui stai giocando, ti stai divertendo.
E tra l'altro praticamente siamo alle semifinali. Sì. Siamo alle semifinali perché purtroppo, vabbè, poi come ogni bella favola, ogni bella storia, c'è una fine. Per cui il 7 dicembre ci sarà la serata finale dove verrà decretato il vincitore. Il vincitore o spero di essere io. Chi è il spero chi di è che si dice che sia non sono il... tra i favoriti. No, non sei tra i favoriti. No. Chi è il favorito? Chi è la coppia favorita? È la coppia Todaro di Francesca. Sì, sicuramente forse Mauris Lakinunen. Noi no. Beh, allora Anna Ox Anna Ox la lasciamo a casa. Samuel. La lasciamo a casa. Mi dispiace per Samuel perché è un grandissimo professionista, un grande ballerino e una persona splendida. Però insomma, come competizione mi auguro e spero che sia finita anche in maniera dignitosa, perché lei ha fatto sicuramente delle performance molto molto belle, ballato sempre bene per 5 puntate. Cinque, poi sì. Purtroppo si è fatta male e per cui è fuori gara. E adesso in gara, cioè sabato ci sono appunto c'è la semifinale, sono rimasti in 7. Sette, sì. I fantastici 7. Siamo rientrati in 2 perché abbiamo fatto. Ricordiamo che c'è stato lo spareggio sabato scorso. Sì. E io che è successo? Che era successo? Il ripescaggio. Insomma, sì. I ripescaggi. Noi eravamo fuori, era uscito insieme a Lea e tanti altri. E dei 7 fuori siamo stati ripescati io e Letti. Quindi di solito chi arriva in finale, tra quelli che arrivano in finale, ci sono sempre stati i ripescati. È vero. L'anno scorso ha vinto André Gilles. Ha vinto addirittura. Sì, lui ha vinto, che era stato eliminato. Un po'. E allora potrebbe essere. Una storia simile a quella di. Si sta riproponendo, chissà, incrociamo le dita. Sì, e Sara. E poi alla fine, inaspettatamente, perché lo dico io c'ero. Inaspettatamente ha vinto, sì, perché... cioè si è scontrato alla fine con Marco Del Vecchio, cioè la finale, perché poi nella finale alla fine sono in 2 che si battono, un po' come due coppie, due certo. Toreri, no? Certo. Che si battono a colpi di ballo. E la finale appunto se la sono battuta Marco Del Vecchio, che ricordiamo che, l'ex giocatore della Roma, che sì. Ballava con Sara Di Vaira, che è l'attuale fidanzato della mia ballerina. Cioè Sara Di Vaira sì, si sono fidanzati. Esatto, ed è la sua ballerina, la sua insegnante, la sua maestra. Ecco, quindi è fidanzato con Marco. Sì. E poi André Gilles appunto con... Non mi ricordo, non so, l'ho visti prima, ma non so il nome della ballerina. Quella che parla con la Lutz, con Jesus. No, lei? No, non è lei. Sì, sì. No, non è Agnese. Agnese Yoncure? Sì, sì. Che fa Agnese? Era la ballerina di Gilles, di che ha vinto ieri. Sì. Ma va, ma no, ti stai sbagliando. No, si somigliano, sono bionde, ma non è lei. Vabbè. Tu sei lì che appunto sei attenta alle parole, alle cose, magari le immagini. Che mi sbaglia una roba Michela, così, non è Michela. Possibile. Vabbè, non lo so. Però comunque ha vinto, Gilles. Tornando al discorso di prima, ha vinto Gilles, che è stato era eliminato, per cui un ripescato, per cui puntini. Per cui sabato tornerai... prossimo. Dimmi Michela. Sabato prossimo sveleremo l'arcano. Perché sabato prossimo ci sarà, diciamo, un eliminato, un'ulteriore scrematura. E poi a quel punto, spero non io. No, faremo, come si dice, la danza provvisoria. La pioggia. Nella pioggia con la danza dei non eliminati. Un po' in salsa brasileira. Sì, 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 un po' in quick step. Ma una curiosità, come vi concerete a livello di. Avete pensato già, oppure in questa settimana? Pensate all'abbigliamento? Pensate a. C'è la sartoria, fanno tutto loro. Sì. Quindi non è... sono loro che si vestono, che scelgono i vestiti, o anche Milli, forse anche Milli. No, anche perché non potrei mai metterli in giro, a parte l'ultimo vestito
del valzer che avevo. Mamma ti sono piaciuto, di la verità. Che è successo lì? Tanto aveva sabato scorso, quando ha vinto Ripescaggio, ha eseguito un valzer che ti è piaciuto? Io amo particolarmente io non amo i balli sudamericani, ma amo i balli standard. Sì. Quindi valzer, il tango. Ti è piaciuto il mio valzer? Il tuo valzer è stato apprezzato bellissimo. Lui indossava uno smoking bellissimo, lo portava benissimo. Era fatto proprio, era disegnato sì. addosso. Diciamo che io sono rimasta sorpresa perché abituato sempre a vederlo un po' sportivo, con la manica corta, la ma ci sono, devo dire che no, ci ma sono... fino a prima di sabato, ma sempre spogliato. Sì, sempre ballato nudo, sempre torso nudo. Io ho visto sempre esatto. Fisico invece vederlo elegantissimo come a un come mai a una gran serata, a un gran gala, cioè, bello, veramente bello. Sì. E poi hai mia madre mi ha detto come ribello. Sì, è ribello veramente. Poi hai seguito il valzer, bello, bene, bravo. Bella coreografia, merito anche di Sara. Sì. Lei sono i suoi balli questi qui. Sì. Diciamolo, sì. No, lei è molto brava in questo. È vero, è vero. Senti, allora poi magari speriamo che potrai arrivare in finale e vincere, perché in finale no, ci arriva di c'è da superare l'ostacolo di sabato. Speriamo di no, che poi dicevo in finale e poi ovviamente vincere, quello che speriamo che tu possa. Beh, se porterà bene questa serata qua la ripeteremo. Dai, magari settimana. Ma la rivedremo comunque. Dai, allora facciamo così. Così per scaramanzia verremo di nuovo. Esatto. Se andrà bene, io prometto che lunedì sera sarò di nuovo. Ma io lo so che non vieni per noi, tu vieni per la polenta. Soprattutto per la polenta. Del grande ermano per mangiare la bufala, perché anche la bufala. Sì, quindi vabbè, qua si mangia benissimo. Sì. Come a casa, dai. Sì, esattamente. Invece volevo dirti, sì, ma Laura. Come stanno le cose? Vengono per me. Ecco, sì, scusami Laura, è vero, che c'è la mettere da una parte, ma in realtà vengono per me. Viene per Laura, che lei è così veniamo affascinante. Veniamo anche per Lauretta, così bella, che è la padrona di casa. Sì, la nostra Laura Marinelli, parte integrante di Radio Numero Uno. Così, guarda, sembra tipo un'attrice, ve la ricordate Kelly LeBrock? Ve la ricordate? Yes. La signora in rosso. Il rosso. Allora dicevo invece a Gigi, ti volevo chiedere, adesso finisci questa esperienza, per il tuo futuro sportivo hai pensato per esempio a un discorso di guarda, allenatore o comunque di dirigente, talent scout per esempio? No. Vuoi fare... No, perché penso di non avere quelle doti lì, sai. Beh, anzi sei carino da parte tua, è umile. Lo so, però anche... non mi ci vedo. Allenatore, non mi ci vedo talent scout, no. Presentatore a quel punto. No, mi piacerebbe come lo dicono in tanti, vista la mia faccia da culo che ho. Sì. Vedono in me, che ne so, l'attore che come si dice, recita la parte del cattivo nei film. Che ne so, il terrorista, il delinquente, il mafioso, che ne so. Vedono in me quello, certo, visto forse sarebbe il contrario, la mia faccia da culo, ecco, è più da film. Sarebbe il contrario di quello che succedeva con Humphrey Bogart, perché mettevano Humphrey Bogart, che non era altissimo, anzi possiamo dire che era bassissimo, mettevano sempre per tutte le scene, mettevano sgabelli eccetera. Te come fanno? Mettono gli sgabelli farò in ginocchio le scene. Tu farai in modo spero di prendere quella via lì, sì, perché mi piace. Mi hai fatto già qualcosa? Adesso, no, per adesso quindi... no, perché sono, diciamo, ho fatto questo programma perché mi dà una grande visibilità. Certo. E ti può aprire, diciamo, tante porte questo programma. Certo. Quindi chissà se. E allora guarda, facciamo così, un'altra promessa: se dovessi intraprendere col primo film o comunque qualcosa di interessante, una fiction, torni poi... qui con Vino Polenta e facciamo un'altra intervista. Magari Gigi, Polenta, tu non hai pensato una cosa? Michela? No, lui non ha pensato una cosa. Ah, che cosa? Magari chissà, potremmo presentare il Festival di Sanremo?
magari. Magari non questo, perché ormai è deciso, no. Però sai. Perché no? Sì. Molto come presentatore, sì. Perché indossavo bene quel vestito, di la verità. Ma sai, lui mi ricorda come diciamo, ironia, come mondo, come sì. Personalità. Mi ricorda un po' Rocco Papaleo, che poi noi conosciamo. No, oddio, per l'altezza, Pippo Paolo, però non me lo devi dire, non me lo devi dire. Però invece lui c'ha questa simpatia alla Rocco Papaleo. Secondo me Rocco Papaleo ha fatto Sanremo. Come no? Come no? Lui è il nostro carissimo della Basilicata. Della sì. Basilicata. È un grande, è un nostro caro amico. Grande attore. Me lo ricorda come sì, diciamo sì, sì, tempra infatti, come no? Ma infatti io non potrebbe lo so essere. Che giorno è oggi? Oggi aspetta che lo vediamo, che io pure non, lunedì, insomma, lunedì 25, lunedì 24, che se il 25. Mouse mi dice quella dove siamo. Secondo me non so quale edizione. Oggi è 25. Non so quale edizione, sentiamo Micaela, ragazzi, non sentiamo. So quale edizione. Il prossimo anno, dai, a sto punto. Non lo so. Ma secondo me ci sarà Sanremo. Oh, che bella oppure notizia. I pacchi? Ma sei lui pure, ironico. Un pacco. Pacco, paccotto. Paccone. E contro paccotto. No, c'è anche l'altro microfono, se vuoi. Vedi, noi siamo qui pieni di micro. Dovrei saperlo, ma vedi, non l'avevo vista. Eccoci qua. Guarda, quindi... Michele, io ti ringrazio se dovessi mi fare sta roba. No, ma tu non mi devi ringraziare, perché saremo io e te che presentiamo il Festival. Bellissimo. Quindi come la Littizzetto e Fazio quest'anno, credo che anche c'è di nuovo, no? Allora, ci si prenderà in giro tutta la sera. Come Nicola, Jazz, Gigi Mastrangelo, per voi, Festival Sanremo 2015. L'articolo Il. Sharon Stone, insomma. Ma che assomiglia mica tanto. Tu ti metterei un tacco d'olio. Paragonato la Nicola no, non iniziare. Io la vedo molto più come Sharon Stone. Sì, ma Sharon Stone sembra che poi ricorda il film. No, lascia perdere. Tizietto come Sanremo, no? Perché fisicamente insomma non c'è assolutamente storia. Perché ti hanno detto l'altra sera che assomiglia? L'altra sera? A chi assomigliavi? A un certo punto ti hanno detto che assomigliava a Moana Pozzi. Moana Pozzi. Se può dire. Alla mitica Moana, ti hanno detto? Vediamo un po', vediamo un po'. Ce l'ha un po', forse con i capelli stirati. Un po' ce l'ha, Questo riccio, ogni riccio è un capriccio. L'altra chi era invece? Moana e l'altra è Nancy Brilli. Però poi c'è qualcuno, c'è qualcuno che si è permesso. Sì, ma voi vi beccate sempre. No, io l'ho capito. Non volevo offenderlo. Un po' di volte che vi vedo. Io allora, siccome sono cresciuto con i film di Pierino. Vita dei pizzicotti. E Rich Fenech. Mamma mia. Che dilla tutta. Posso dirla? Allora, c'è un film di Pierino, non so se Gian Burrasca o quale altro. Dove c'era... internet per capire chi è questa. No, io voglio farti vedere quella signora lì che era la nonna di Pierino. Vabbè, ma non ti offendere, però allora, vi somigliate troppo. Su internet a vedere, scusa, a sto punto. Allora praticamente il nonno di Pierino, che era nonna di Pierino. Era morto da tanti anni. No, insomma, è che lui l'ama, l'amichi, quindi gli dice così perché la era racchiuso, in difficoltà. Era racchiuso in una cassettina. Il nonno, sì, sotto forma di ceneri, ecco. Ecco. E non lo so per quale motivo queste ceneri andarono a finire in una torta per il compleanno di Pierino. La nonna di Pierino, il macello, comunque... Insomma, quando scoprì che quelle ceneri erano state usate per la torta anziché la farina, lasciamo perdere, però delle risate sono assicurate in quel film. Voglio fare una foto. Hai capito che complimento gli ha fatto? Ma no. Io sto ascoltando, quindi... Se non fosse che lui lo facesse apposta, perché in realtà lo fa apposta... No, ma io non mi arrabbio, sono curioso, bacio in diretta. Però sono curiosa di vedere
chi è? Nonna. Cioè, ormai era nonna, meglio che non la era nonna molto, era una bella donna, una bella, bella nonna. Bella nonna, dai. Molto femmina. Ma quanti anni aveva sta nonna? Non lo so. Mi auguro. Secondo me la sua età. Una trentina. L'hanno truccata un po'. L'hanno truccata, ma c'è la sua età. Cioè, ora stiamo parlando di quanti anni fa? Non lo so, i film di Pierino risalgono a quanti anni fa? Insomma, fine al massimo 80. Fine 70. No, 80 anche, no? No, anche 80. 80 sì. Qualcosa, metà 80? Quelli erano i film anni 80. Di sicuro, signori. Che risate, ragazzi. Ero io. Di sicuro. No, non eri tu, sei sicura che non eri no, tu? No, io negli anni 80 stavo ancora con il ciuccio, il biberon. Certi litri di biberon. Certi litri. Ma ha detto ci stava il latte o il vino, chi sapeva. Ops! Ops! Oh, il vino sta facendo effetto! Gaetano! No, il vino sta facendo effetto! No, non è Gaetano, ragazzi! Il socio di Gaetano! Sono amici che arrivano qui a Via Maffio Maffì e ci vengono a trovare. Ovviamente ricordiamo sempre che qui si mangia e anche e si beve. Si mangia, quindi, si beve, si sta in compagnia, ci si diverte. Facciamo un po' di come casa, come sì, casa. Sì, parliamo di sport. Che gli vuoi chiedere? Che gli vuoi chiedere? No, chiedi te, fatti raccontare quante medaglie ha vinto con questo uomo. Io prima lo gli lo ho fatto tutti. Il gancio, gli ho dato il gancio, le due le lui non due ha gioie, raccolto, le due non ha raccolto. Io sennò qui vado su Wikipedia le metto facciamo tutte. Facciamo così perché facciamo... io non ricordo. Allora aspetta, andiamo facciamolo così. In diretta, andiamo su Wikipedia in diretta. Però parliamo di quello che è stato la tua vita fino ad oggi. Ecco, Mottola, 17 agosto, quindi sei leone, ecco, del 1975. La carriera pallavolistica, insomma qui non andiamo a leggere tutto quello che è. Allora, campionato italiano nel 2009-2010, questo te lo sì, ricordi? Sì, Coppa scudetto. Italia nel 98-99, 2001-2002, 2002-2003. Sì, ma non ci sono le medaglie. Secondo me non c'è tutto. Qui, no, più avanti, insomma, devi andare più poi avanti. 2010-2011, comunque sono aspettate. 5 medaglie d'oro, 5 d'argento e 5 di bronzo. Ah, qui c'è qualcosa ancora che... Supercoppa, varie coppe, poi c'è premi individuali, World... League del 99, anche del 2001, poi campionato europeo miglior muro. Muro? Insomma, il 2003. Miglior muro nel 2004. Cioè, bravi? Sì, muravo, io muravo. Miglior muro nel 2005, mamma mia. Coppa CEV, che cos'è? Perdona. Coppa CEV. Che è un cos'è? Un po' come la Coppa Coppe del calcio. Ah, ecco che perdona, io non, ignorante in questo tipo di cosa nel 2008, poi ancora nel 2008 miglior servizio addirittura. Sì. Nel 2011 facevo questi servizi, guarda. Memorial Hubert Wagner, miglior muro, mamma mia, insomma, che roba. E quindi ci sono, diceva, le medaglie, ecco, olimpiche. Sì, guarda, ci sono bronzo, stavo dicendo bronzo. Bronzo nel Sydney 2000. Esatto. Nel Sydney 2000, poi argento nel 2004 ad Atene, di nuovo il bronzo a Londra del 2012, poi campionato europeo oro nel 1999 in Austria. In Germania nel 2003 e poi ancora oro in Italia, Serbia e Montenegro nel 2005, argento Austria e Repubblica Ceca nel 2011, poi la World League oro ancora nel Mar del Plata nel 1999, poi a Rotterdam nel 2000 ancora oro, mamma mia quanto, argento nel 2001 in Katowice, poi bronzo a Madrid nel 2003 e poi a Roma l'argento qui a Roma, Coppa del Mondo argento nel Giappone nel 2003 e poi abbiamo finito. Non annoiamo più la gente. Grand Champions Cup di bronzo a Giappone nel 2005, cioè che altro che vogliamo, raccontare? No vabbè, insomma era ci voleva arrivare... Un palmares normale, insomma, dai. Una cosa di poco e quindi tu... Dopo tutta sta roba vorresti fare l'attore, dai. Fare l'attore. No, la domanda non vorresti spontanea. Insegnare, non vorresti fare l'allenatore o il tale no, scout, perché per essere rimanere... Allora, i grandi allenatori non sono mai stati dei grandi, giocatori. Mai. Mai. Quindi perché perdere tempo? Certo. Sì, no, poi ci sono anche grandi giocatori che stanno facendo, hanno fatto la carriera di allenatori, soprattutto nel calcio. Sì, ma secondo me la sua non è incapacità, la sua è proprio una non passione, di non gli interessa. Sì, probabilmente perché quello ho poca che pazienza, io dico sempre.
Credo che sia quello, intuisco che è più quello. Sì. Però ci sono tanti altri ori che ti attendono, probabilmente. Certo. Quindi non perché interrompere. Qualche magari qualche oro, ecco. Qualche oro Oscarato. In qualche altro Oscar. Campo. Qualche altro. Lo chiameremo Oscar. Oscar. Me lo ricordate Oscar? Chi più blu blu blu. Sì, sì. Telegattone. Telegattone. Magari vincerà il telegatto. Fanno ancora il telegatto al canale 5. No? Magari vincerà il telegatto. Come no? Telegattone. Allora, noi facciamo noi Rai facciamo gli Oscar TV. Ogni anno adesso il dopo telegattone Sanremo, però era figo, eh? Sì, però quello era canale 5. Gli Oscar però. TV è sì. Un po' come la notte degli Oscar in America. Sì. E noi dopo Sanremo, diciamo sì. Circa un paio di settimane dopo, c'è appunto la. E Ballando con le Stelle, tra l'altro, ne ha vinti diversi di Oscar negli anni. Sì, sì. Bello. Sì, sì. E è probabile pure che quest'anno, chissà, magari concorre. Con altre trasmissioni che poi Gigi sono per la simpatia dei concorrenti di quest'anno. Ma secondo me anche qualche Davide Donatello, dai, che magari quest'anno, quello però arriverà piano piano. Quello ma era per di lui, per augurarglielo l'Oscar, lui, l'Oscar, no? Insomma, chapeau, però diciamo adesso siamo in televisione e pensiamo alla televisione. Una cosa per poi, volta, esatto. Gigi, quindi una cosa per volta. Passa la volta, ragazzi. Passa la volta, passa la volta. Non è che abbiamo fretta. Appunto, sei così giovane. Cioè, il 75. Ragazzini. Ho visto, scusa, sì. Michele, scusa, sono, come sono? Sono giovane per questo mondo qui. Sì, ragazzino. Care quanti, femminucce, io ho una curiosità, perché prima stavo guardando delle foto del nostro Gigi. Eccola, andiamo qua un po' lì, qua. Sara. Insomma, c'ha questo fisico così, un po' da lanciatore di coriandoli. Ammazza! Devo dire che insomma è lui, ma guarda che roba, questo? Cioè, c'è un fisico tra che... l'altro. Ma comunque l'altro. Nelle foto quella è l'ultima mia copertina di comunque format. Non sembra quando lo incontri che è così, ma sei truccato nelle sei truccato nelle foto, no. E si mette, sai quelle cose tipo finte che mettono, certo, tipo sì, quegli addominali sì secondo tipo me quelle cose di plastica. Dai, ma vedi che roba di foto. Queste sono di plastica, cioè, ma in caso le sue, dai. Si vede, è chiaro. Ma no? Ce ne stanno tante di foto, dai. Non è che sono tutte truccate. Non è vero, perché la prima volta che l'ho visto sono rimasta con gli occhi così. Cioè, guardavo nel cielo, ecco, non mi ha parlato, non trovavo il video. Quella è un'altra copertina. Bella. Insomma, sì, stavo guardando un po' di foto qui. Che cos'era? La pubblicità di qualche. Quella, sì, delle mutandine. Era un culendario quello che. Un culendario. Io so sì. Che mi è arrivata una voce che sì. Qualche anno fa sei stato. Sì. Miss Universo. No, Miss Universo. No, magari. No. Lui è stato, aiutami, Gigi, definito. Sì, l'uomo più sexy, più desiderato dalle donne. Sì, hai capito? Non so che anno era, però lui è stato. Hanno fatto nel 2008. Hanno fatto un sondaggio nel 2008. E sempre nel 2008 anche Icona Gay. Addirittura anche. Hai avuto anche. Però, insomma, una cosa piacevole, nel senso che sì, comunque. Infatti. Di solito è ancora più difficile mi lì, fa no? Più piacere è ancora più difficile da parte secondo di secondo cioè, essere con è stato è più facile con le donne, ma con gli uomini insomma. No. Voglio dire Madonna, voglio dire tanti è Icona Gay, Madonna. Insomma, Ah, non la sanno la cosa? Ma raccontacela allora. No, allora Madonna nel tour italiano sì. Che ci fu nel sempre nel 2009, 2010. Sì. Stava cercando tra gli atleti italiani tre atleti al fisico più o meno come il mio, sì. Più o meno, poi vabbè, chi più chi meno, per uno spettacolo sadomaso dove lei doveva frustare me o chi per me. Sì. Però io in quel momento lì ero in attività e non potevo. Cioè, se vai su Google c'è scritto. Sì, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Dice, Mastrangelo, cioè, ti aveva scelto. Madonna. Ti aveva scelto, Madonna. Allora, andiamo proprio sì. A. Madonna. Quindi ha visto delle tue fotografie. Madonna Gigi Mastrangelo, che fisico qua. Allora, vediamo un po' sul web, sicuramente c'è la notizia. Madonna vuole frustare il pallavolista Luigi. Questa la posto su internet. C'è la foto di Jesus.
Guarda Jesus, ma come cacchio è? Quasi si vede tutto qui. Madonna, caccia di maci italiani per la nuova tappa del tour Sticky and Sweet Tour. Dopo Raul Bower al suo fianco nel video di lancio di un rossetto di una nota linea americana di cosmetici, sembra che ora la regina del pop abbia puntato gli occhi sullo scultoreo pallavolista della nazionale italiana Luigi Mastrangelo, 2 metri e 2 di altezza e sex appeal da vendere grazie al titolo di Sportivo, non mi fate ridere mentre parlo, sportivo italiano più sexy del 2008, guadagnato soprattutto per il suo tanto apprezzato lato B. Ci vuole culo nella vita. Ci vuole anche molto che culo. Storia, che storia. Io inquadrerei un attimo il suo lato. Senti, questa cosa la devo postare. Dove la posti? La devo postare sul mio Facebook, così vi faccio un po' di pubblicità. La posto. Vedi qua le femminucce che mi scrivono. Vediamo un po', vediamo un po'. La posto. E basta, donne, non mi chiedete. Dopo, queste già mi chiedono di te. Dopo vi do il numero di telefono di Masetti, i cuoricini, le cose. State buone. Postalo sulla radio. Dopo lo postiamo, che adesso sto sul mio. Vediamo un po'. Gli amici della radio ci stanno ascoltando, noi lo condividi sulla radio. Qui i cuoricini mi mandano, capito? Personale, ormai Fabrizio è diventato. Un VIP anche lui. Ma quale VIP? Non mi fare battutacce. Condividiamolo sulla pagina ufficiale di Facebook. E adesso se sto lì poi non posso parlare. Dopo lo radio faccio. Radio numero uno dove lo ci faccio, stanno ascoltando faccio. Tutte le persone che fanno parte lo del faccio, nostro. Lo faccio, lo parliamo che sennò qui ci distraiamo da. Troppo. Ma no, scherzo. Parliamo di cose serie. Allora, insomma, quindi Madonna, e poi l'hai incontrata, hai fatto. No, l'ho incontrata perché comunque il nostro mondo non ti permette di uscire per queste cose. E poi rientrare. Quindi addirittura in questo momento sì, l'avrei fatto. Ma adesso in quel sì. momento lì che ero. Cioè, stiamo parlando di 4 anni fa. 2008. Cioè, dovevo ancora fare 2 Olimpiadi. Quindi, come puoi immaginare. Per un atleta forse è meglio etico. Finire la carriera per poi pensare ad altro. Magari come anche ballando stesso, cioè l'ho fatto adesso perché sono a fine carriera, non l'avrei mai fatto, non avrei avuto la possibilità di farlo 5 anni fa, perché non mi avrebbero lasciato. Ma perché fine carriera? Da che dipende? Dagli perché, anni che sì, tu... Perché discorso etico probabilmente. 38 anni, sì, potrei... Perché a 38 anni la carriera già è finita per un... Sì. Ah, ok. Diciamo che c'è chi ha smesso molto prima. Okay. Quando hai un fisico così sì. Ma ci sono puoi delle, allungarla di qualche anno. Ci sono delle regole che stabiliscono un'età per cui poi a un certo punto c'è un cambio generazionale? No, non ci oppure... stanno delle regole. Magari non puoi avere, che ne so, il rendimento di un 25enne. Ma te che... Ma poi in Italia, questo è un momento dove ci stanno pochi soldi, quindi magari anziché dare a un nome importante dei soldi preferiscono pagare un terzo, un altro che magari non ha un rendimento come il mio, ma un po' si avvicina. Certo, è una questione anche che economica. Magari poi acquista visibilità col tempo, nel momento che poi oggi ci sta oggi purtroppo funziona così, gli artisti diventano un po' prodotti di scambio, nel senso che acquistano visibilità nel momento che sono famosi, hanno già investito, quindi per non pagarli il doppio prendono un altro e lo rendono famoso. Certo. Siamo dei prodotti che diventiamo famosi e poi interscambiano, ma in qualsiasi esistono i reality proprio per questo, per insomma. Quindi sì, è vero, può essere. È così. Ovviamente un uomo con tutte questi successi alle spalle probabilmente ha anche un altro cachet, quindi certo. Con i soldi che non sono mai abbastanza, perché non ne parliamo qua, però insomma magari preferiscono investire su qualcuno che rilanciano e poi, giusto? Sì. Funziona così anche nello sport, magari, quindi perché questo certo, funziona nel cinema, adesso, nello spettacolo, qui, che è un nella musica, anche per lo sport. Quindi succede la stessa cosa nello identico. Sport. Io pensavo che nello sport invece certe cose non succedessero, non lo so per quale motivo. Pensavo che fosse un ambiente un po' più sano, e invece succedono anche queste cose qua. Il gioco dell'immagine, del mondo dell'immaginario c'è anche là. Lo sport. Sì. Se pensi poi anche agli sponsor, no? Le pubblicità, le cose che con lo sport, i personaggi, no? Adesso parliamo del calcio, tu immagina. E se per grandi... volley non è uno sport che fa girare, cioè così tanti... vive di pubblicità, no?
non è come il calcio, che la gente si è, gli sponsor nel calcio si ammazzerebbero per arrivare sulla maglia della sì, Juve o della Laura Roma, per un discorso di sport in così, generale non è così sì. Perché abbiamo una visibilità diversa. Però sta acquistando una discreta visibilità. Oggi per esempio stavo su Rai 3, che c'erano le partite di pallavolo femminile. Ecco, la femminile è un mondo a parte. Ero è un altro mondo, collegata, insomma, mi sono vista... Sì, la femminile è un altro mondo. Hanno più visibilità loro di noi. Ah, ok. Chissà perché. Ma sempre per, chiedo, sempre un discorso estetico, popolare, di fascino femminile, per questo secondo te... Perché insomma, comunque, al di là della qualità tecnica, che probabilmente è altissima anche lì, però perché voi no, diciamo, rispetto a loro? Potrebbe essere solo quello, secondo me, sono dei meccanismi così no, loro anche sì, ancestrali perché, e come vedi, ballando hanno preso dei personaggi come lui, come altri, insomma, che comunque Beh, fanno per esempio, parte ecco, del canto. Sì, noi siamo proprio l'eccellenza, cioè siamo, cioè, nella pallavolo sono solo io. Nella pallanuoto è solo Perez. Sì, però insomma. Nella scherma è la di Francisca. Ma noto che comunque da dopo noi non c'è niente. Sì, però io noto che da qualche anno comunque i reality si servono anche degli sportivi. Non è no, la prima trasmissione. A livello di immagine dopo noi. Anche l'isola dei famosi comunque hanno. Beh, nella scherma di più perché tante della scherma hanno fatto ballando in passato. Sì. Però penso nella pallanuoto il primo è stato Perez, anche nella pallavolo il primo sono stato io, ma perché mi sono creato io un'immagine da solo. Ma anche l'isola dei famosi. Perché il volley non te lo permette, non ti permette di andare lì, non ti permette di andare da Fiorello se ti ospita, non ti permette di andare a fare il, che ne so, se ti stai allenando e sei in attività non puoi. Lo puoi solo fare quando sei a riposo. Io chiedo qualche tempo fa e poi Lucchetta anche no, con sì. Col suo taglio di capelli Lucchetta. È stato uno dei pochissimi lui sì. Che l'unico perché ha fatto un po' il tuo quello che stai facendo tu di no? Quel taglio lì la sua fortuna sì. Ha un'immagine diversa da tutti da tutti e quindi è uscito fuori come immagine. È così. Bene, allora, grazie Gigi. Grazie a voi. Grazie della bella chiacchierata. Sì. Laura. Gli volevo chiedere qualcosa del cinema. Sì. Dimmi Laura, dimmi. Allora, intanto tu che fai parte di questo mondo. A cosa sì, vado incontro? Io faccio realmente faccio parte di questo mondo da è questione di lato anni. O no? Beh, vabbè, io faccio parte come organizzazione di eventi, quindi... Michela ha fatto una faccia un po', come per dire, ci vuole culo ovunque, difficile, no? Difficile. Diciamo che per un cinema d'autore non c'è bisogno del lato B, però per il cinema, diciamo, commerciale, insomma, se sei un personaggio hai più probabilità rispetto già a uno conosciuto che magari studia di per... lavorare di più. Sì. Però non c'è continuità, nel senso che potresti fare un film che ti chiamano per fare tipo? Natale non so dove. Non in casa Cupiello, però no. Ce ne abbiamo tantissimi di attori che ti potrei citare che hanno fatto quei film e poi sono finiti lì. Quindi io ti auguro invece una carriera... Diversa che ma, sì, no, diversa ma che sia anche più importante, nel senso che magari hai una visibilità maggiore. A volte è meglio un film d'autore che ti dà magari il Davide di Donatello come migliore interprete, che invece è arrivato Gaetano. Magari è arrivato Gaetano. Un film Ciao, commerciale. Gaetano. Ma l'hai visto Gaetano che è arrivato? Sì, Gaetano, ero presa da un discorso che parlavo da invece, sola. No, invece mi hai fatto venire in mente, riallacciandomi al discorso cinematografico, con chi per esempio vorresti allora collaborare? Che tipo di film per esempio? Cioè immagini una storia o qualcosa dove tu ti vedresti, no? Sai, quello fiction, che... targate... Laura, fai per la un po' di... che ne so, di solito la parte del cattivo, ne so, che può essere... Carlitos Way. No, beh, iniziamo da, che ne so, da qualche fiction un po' più. Sì. Iris. Lì, se hai delle qualità, vengono fuori. No? Io comunque sai che non ti vedo solo come cattivo. In realtà no, lui hai tante aree, tante come prete, tante facce, mi bene come prete. No, invece come... Al contrario, per esempio, lo vedrei anche, sai, come i famosi commissari. Esatto, commissari esatto. Invece in realtà il giudice Mastrangelo.
Sì, per esempio futuro giudice De Mastrangelo. A un certo punto che li prendi, sai che li vai a prendere i ladruncoli, che li prendi. Se voglio diventare cattivissimo. Ma non perché tu non lo sia, non lo so. Oggi le fiction sono meglio dei film a volte. Lui secondo me si vuole vedere un po' come Samuel Lee Jackson. Come il cattivo di Tarantino. Allora, oggi le fiction sono fatte talmente tanto bene che hanno un valore che è pari al cinema d'autore. Insomma, ci sono delle fiction che sono pazzesche e fenomenali. Quindi, secondo me, la fiction è in crescita. È un buon inizio, dai, e io ti vedo. Tu mi hai fatto una domanda, io rispondo. Io lo vedo molto in una buona fiction. In quale parte, Laura? Beh, un po' quella. Sai, un attore interpreta tutte le parti se bravo. Però certo è più predisposto per delle parti, secondo me, che lui. Sì, come che dice Bondi. Sì. Ma poi insomma, per iniziare, poi nel momento poi, che. Poi vediamo, dai. L'importante è iniziare. Anche con Boldi sarebbe carino fare qualcosa. Magari, se lui riprendesse un po'. Bacine panettone con lui. Beh, lui ha smesso, cioè, diciamo che ha fatto, ha avuto un po' una separazione da Christian e ha provato a fare dei film da solo. Vorrebbe iniziare. No, ne ha fatti, cioè lui si è separato da Christian e ha fatto parallelamente un po' la guerra a Christian, nel senso che è uscito nelle sale anche in contemporanea con Christian De Sica, però con regia differente. Io penso che magari, se ti capitasse, sarebbe bello. Certo, è un mondo tosto che non ha niente a che fare con lo sport. No, più che altro perché non è come lo sport, cioè nello sport comunque i tuoi successi li appaghi, nel cinema no, nel senso non hai una perseveranza, ogni volta devi riconquistare, riconfermare, mentre nello sport comunque se sei stato, sì, però se tu hai vinto nel volley, ma no, guarda, nel volley quello che tu hai vinto. Stessa cosa? Se lo scordano allora il giorno tutto dopo. Tutto il mondo. Non è come nel calcio che fai un gol e vai avanti per anni. Sì, per esempio fai nel un gol in una finale, una finale di un mondiale o di un europeo, vai a vivi di l'immagine non so per quanti anni ancora. Come pallavolo, grosso. Pallavolo, bravo, ecco, non lo volevo dire io, l'hai detto te. Però nello sport siete pochi ma buoni, nel cinema c'è un sacco di schifio. Ma poi adesso vogliono tutti, comunque, se pensi le giovani generazioni vogliono tutti cantare, tutti vogliono recitare, i ventenni, no? C'è proprio questa diffusione così ampia di gente che vuole lavorare nello spettacolo, no? Michela? Microfono. Non mi interpellate perché insomma io in questo divento proprio molto molto tecnica. No, molto seria. No, tecnica non, no, però insomma diciamo che io forse ho una visione un po' anche molto impregnata di forse di aver vissuto il grande cinema, il vero cinema, secondo me non è finito negli anni 80, cioè dagli anni 80 in poi non esiste ancora, ma perché non esistono gli sceneggiatori, perché non esistono gli attori, non esistono i registi, abbiamo così... Una carenza... No, abbiamo, come posso dire... i fagioli quando facciamo la tombola, sì. Ne abbiamo pochi, ne abbiamo qualcuno, c'è Paolo Sorrentino, c'è Matteo Garrone, no, nominiamo i grandi che ancora adesso ci fanno, insomma, Laura, fanno sorridere ancora l'America. Sì, ma nel senso che in America ci considerano. Non è una gara, non è una cosa di. Cioè, secondo me non c'è bisogno di fare nomi, non c'è bisogno. Matteo Garrone è un grande regista, tra l'altro, un grande amico, quindi lo salutiamo. Per carità. E secondo me è uno che ha fatto dei film pazzeschi. Tra l'altro, lui è un pittore, anche quindi nei suoi film usciva fuori anche una certa. Non era solo diciamo il cinema, parlava anche di arte, tant'è che lui è caravaggesco, quindi questo gioco di fotografia l'ha reso importante anche nel mondo. E poi anche Paolo Sorrentino, negli ultimi film che ha fatto da autore, ci ha fatto grandi, abbiamo vinto anche dei grossi premi con lui, quindi ringraziamolo anche di tenere in alto l'Italia, insomma, nel cinema. Sì, ma non, cioè, io sto facendo un altro discorso. Per me il cinema è un'altra cosa, l'arte è un'altra cosa.
io sono sicuramente della scuola dove ci vuole un certo tipo di impegno, un certo tipo di talento, che o ce l'hai o ce l'hai, perché come in tutte le cose, Totò diceva, signore, si nasce e non ci si diventa, e così secondo me un po' anche, no, nella... poi per carità può diventare tecnicamente bravo come anche, come anche nel canto, cioè tecnicamente magari sei, hai una voce pazzesca, riesci, no, a prendere tutte le note, tutte, però poi non hai l'anima. E questo un po', no? Cioè, no, credo che poi un discorso di sistema. È un discorso altro, di sistema che a me ci sono non tanti piace. Talenti. Poi non per questo, cioè, ciò non toglie che Gigi. Gigino? Gigino. Come dice Paolo Belli, Gigino. No, Gigino non mi piace. Gigino. Diciamo, Luis non possa, invece, magari, capito, stravolgere o no, magari no, però insomma... il discorso di cioè del tutto facile, del tutto, ecco, no, anche di questi cinepanettoni che per non carità va bene, non è così, ma sai, poi non è così, cioè va bene anche così, ma cioè, come ti posso dire, è una stagione e io non voglio starci in una stagione, è ovvio, sì. Io ci voglio stare gennaio, cioè ti gennaio, vuoi confermare febbraio, ogni anno, marzo, ovvio. Aprile, ma cioè quindi inverno, estate, sì. Primavera, allora credo che questo sia invece un discorso di andare a vedere una qualità che poi può essere anche innata. Ma come dicevo prima, perché se uno tu non puoi inizia, anche non studiare, no, cioè non aver studiato, non aver fatto un percorso magari, no, di come tecnico, tanti, sì. Tecnico, ma avere delle qualità dentro. Però se non inizi, l'anima, esatto. Non lo scopriremo. In Italia non mancano le qualità, è il sistema che è corrotto. Poi certo, diciamolo, sì, assolutamente, che assolutamente. Quindi vanno avanti gli attori o le cose che comunque hanno delle amicizie. Vero anche per le fiction, quello che te pare a te, forse non so nello sport se funziona anche così. Per meritocrazia, vuol dire. Sì, purtroppo no, ci sono non tanti per giochi di sistema. Magari ci fosse la meritocrazia. No, sì. Ci sono tanti giochi di sistema. Vanno avanti quelli che meritano, ma i raccomandati. Esatto, cioè, magari certo. Ci fosse la meritocrazia. Infatti, in Italia non purtroppo non esiste, proprio non esiste in nessun no, campo. No, infatti lui ha detto che non vanno non avanti. Non si va avanti per meritocrazia. Scusami. Ha detto non vanno avanti per meritocrazia. No, non vanno avanti per questo. Diciamo che è il sistema che è corrotto, perché noi abbiamo tanti artisti veri, registi importanti, sceneggiatori, cose. Purtroppo se io devo fare un film e devo presentarlo alla Rai e poi c'ho una serie di persone e non facciamo nomi per cui magari mi chiedono di mettere come protagonista quelle persone là, ovviamente lavorano sempre gli stessi, però poi alla fine i grandi artisti, quelli che veramente stanno a sudare dentro i teatri, che crescono per passione in queste, non escono fuori. Quindi forse è il sistema che è corrotto, però io credo sempre che nel momento che c'è star botto, come dicono, c'è sta anche la rinascita. E quindi penso che quando uno tocca la merda in qualche modo porta fortuna. Speriamo nel botto. Porta fortuna a toccare la merda, quindi secondo me poi alla fine merda. Anche le cagne diventano bravi attori alla fine. Vabbè. Succede anche questo, insomma. È brava la Lauretta nostra. Comunque, guarda, io spesso vedo anche le... Sì, questa cosa, insomma, si dice sempre, però c'è questa cosa che spesso viene premiata comunque l'apparente leggerezza di chi... Allora, poi vi dico una cosa. C'era Gabriella Pesson, voi conoscete Gabriella, no? Sì, è un'attrice che adesso ha fatto quella fiction Rossella, che ti piace tanto, Rossella. Allora, io l'ho conosciuta che eravamo bambine. Perché io ovviamente stavo nel cinema, che ero ragazzina a 17 anni, quindi l'ho conosciuta, tra l'altro l'ha conosciuta anche Eugenio, mio marito, che tu conosci bene, perché anche lei ha lavorato all'Alexander Plus, e la casa del jazz di Roma, diciamo. E Gabriella, quando io la conobbi, aveva fatto delle comparsate e aveva fatto il film di Apolloni, Francesco Apolloni, in cui praticamente nel film lei non faceva solo praticamente una figura che non parlava e si vedeva tra le stanze che interagiva.
c'era anche Angelo Orlando, c'erano un sacco di personaggi comunque conosciuti. Nel giro di poco tempo lei è entrata nel sistema, è diventata protagonista in tutte le fiction. Io l'ho vista anche a teatro un sacco di volte, non riusciva, e te lo dico, ma io glielo dico anche a lei, non riusciva a spiccicare, non era un'attrice, ha imparato il mestiere, oggi è una brava attrice, quindi non facendo. È detto che una persona che entra nel certo. sistema poi non possa diventare con la pratica e con l'esperienza un'attrice. Mi hai rotto, ma ti stavo dicendo proprio quello, perché che non conosci. Però lei lei proprio è una di quelle che ha iniziato con nulla ed è stata catapultata in quel sistema lì, e alla fine però ha retto mi il sistema. Mi hai anticipato, io ti stavo dicendo proprio questo, cioè l'apparente leggerezza o comunque quello che si percepisce inizialmente, però è proprio questo, cioè il fatto che un artista comunque dentro, che al di là che poi ha fatto sport in questo caso come Gigi, in realtà quando ha quel quid dentro, ha quella velocità, tempo esce fuori e vince il sistema. Era quello che dicevo. E vince quindi, anche il sistema. Sì, perché sai spesso anche devo dire la verità, però, che non sempre è così, però molte volte viene anche premiata la simpatia, o comunque viene premiato anche il modo, il garbo. Spesso vedi anche quelli che guarda Caspar nel Capparoni, tempo vanno, nel un tempo altro vanno, grande vanno attore. avanti che sono anche tra virgolette diciamo delle brave persone, sì. Ecco, questo, su quello sono contento, e poi riescono ad avere il successo perché poi probabilmente anche nei rapporti interpersonali sanno muoversi, esatto. Perché questa è la cosa importante, perché tu puoi anche non essere inizialmente preparatissimo, però nel tempo col fatto di c'è un discorso di anima che va avanti spesso, che la gente non, diciamo, ma questo anche nella musica lo vedo, molte volte, ma quel chitarrista, eccetera, in realtà poi c'è un discorso di anima che va avanti, che non è solo un discorso tecnico, ed è per quello che anima grandi di attori passione. Come... Certo. Grandi attori, adesso c'è se non sbaglio Luca Argentero si chiama, lui ha fatto il Grande Fratello, quindi tutti veniva snobbato perché veniva fatto con me. Aveva fatto il Grande Fratello, in realtà poi oggi è un rispettabilissimo attore, perché ha fatto una carriera che comunque lo Michele, premia sei e che comunque Michele. Ha un Michele, sei d'accordo? Ma così io almeno io quello che vedo anche nella recitazione vedo che comunque è uno fidanzato che... con Miria Cantania, figlia della Izzo. Dopo Raul Bova c'è lui abbastanza in Italia. Ma c'ha il viso giusto comunque, allora, alcune cose le ha fatte in un certo modo, mi sembra, insomma, io ho visto alcune cose un altro che sta facendo tanti film è come si chiama? Arca Francesco, come si chiama? Francesco Arca di Uomini e Donne, anche sì, Flavio Montrucchio, sempre del Grande Fratello. Stanno facendo un sacco di film anche loro. Ma io guarda sì, lì, ma perché però è riuscito a entrare nel sistema. Noi parlavamo di Luca Argentino. Luca poi si è fidanzato. Allora, fare un programma come il Grande Fratello, come altri programmi, è vero che ti dà la notorietà, la visibilità, la popolarità, però tu uscendo da là non è che c'hai contatti col mondo intero, cioè, te devi ricreare da solo, ovvio, magari c'hai i contatti con quelli che ti vengono a cercare perché ti vogliono sfruttare, perché tu in quel momento sei un nome, quindi hai un'immagine pubblica. Perfetto. E quindi ti vogliono far fare le serate, le cose. Però qua. In realtà sì, devi saper scegliere, perché il mondo del giro dello spettacolo è molto grande, tanti dei quarti ce ne stanno intorno, dei cazzari ce ne stanno, sì, tantissimi, sì. Quindi non è che se tu esci da là poi c'è la gente, le cose, perché a quelli non gliene frega niente che te vai a fare l'attore, quelli gli interessa finché te possono sfruttare nel programma. Finito il programma, ciao. La vita Laura, è tua. Invece stavo dicendo, per esempio, non a caso adesso parlavamo diciamo tra virgolette tra le quinte con Michela e Luca Argentero, secondo me, al di là che poi l'ho visto alcuni film, lo reputo bravo, lui ha la faccia giusta per fare l'attore, come ce l'ha adesso, non perché mi sta davanti, ma come ce l'ha Gigi. È vero. In realtà sono quelle facce proprio che, come si dice in gergo cinematografico, sì, bucano lo schermo. Esatto. Luca Argentero probabilmente ha avuto poi tempo e modo di studiare, ma sono le facce, adesso non c'entra... Paragoniamolo, perché ovviamente non voglio fare paragoni, però a livello somatico si dice anche morfopsicologia questo, lui somiglia un po' diciamo all'eleganza di Mastroianni, per farti capire, di Argentero, poi ovviamente una nuova generazione eccetera,
Vero, Gigi vero. Per esempio lui potrebbe essere, no non lo so, però lo vedo per esempio adesso, dicevo Samuel Jackson, Pippo americano, Pippo Baudo, l'americano non me lo vuoi dire, non me lo vuoi dire, per esempio tra Samuel Jackson e John Turturro, è vero. Che è un attore regista fenomenale, che è italo-americano, che in America e anche qua insomma è un grandissimo artista. Per lui già tra Turturro e Samuel Jackson solo la metà, hanno gente, l'attore di fare solo la metà di quella gente lì. Il problema, sai, può essere anche bravo, ma se non hai una, per esempio prendiamo Carlo Delle Piane, che è un grandissimo attore di teatro, ma ha anche una faccia, detto pecorino, perché non è bello come il nostro Gigi, ma è alquanto bruttino, ma in realtà è un fascino, sì. È talmente particolare come la faccia che aveva Totò, che è talmente incredibile quella faccia che non poteva non fare l'attore. E infatti Carlo Delle Piane, oltre ad avere una faccia incredibile, è anche un grandissimo grande attore, un attore grande adesso attore. Di teatro. Salutiamo il figlio Pietro Delle Piane, al nostro amichetto. Mua. Mi prendo anche un po' d'acqua nel frattempo. Vicino. Senti, poi alla fine di questa serata dove i nostri amici dove possono rivederci? Allora, youtube.com. Vero che mi twitterai il link sul assolutamente GG1 Mastro su Twitter. Sì, te lo faccio, che youtube.com/radio numero 1. Vai sul mio tweet e mi menzioni il link della. Sì, anche della... se un po' devo capire adesso. Come funziona? Sì, no, io uso tutti gli altri social network. Twitter è una cosa. Guarda, che... un semplice copia sì, e incolla. Sì, sì. No, ma era una battuta, nel senso sì, per sì, dire sì. Che Twitter è un po' algido, un po' strano. Twitter è. Lo rispetto agli altri social network. Su Twitter mi seguono in 24-25 mila, quindi te lo posto volentieri. Lo retwitto volentieri. Possiamo vedere i miei fan un po' come è andata la serata. Questi 24-25 mila si associeranno. Di votarci anche sabato prossimo. Assolutamente. Questo sabato, però, ovviamente devono vedere la diretta perché come tu sai, il momento del voto è dura pochissimo, se non si vede quindi amici secondi. Che voi credo domani che Marco se in quel momento non si è lì davanti alla TV il televoto, allora, va a farsi amici forte. Che adesso voi tanto magari state in replica riascoltandolo, quindi oggi è martedì 26 comunque, esatto. Quindi preparatevi per sabato prossimo, che sarà sabato dalle 21 in poi, il 30, che sarà il 20, sabato, esatto, 30, 30, votate 30 novembre, Gigi, dalle 21:10 partiamo, vi veniamo a cercare ma io credo che Gigi, anche in Giappone vi veniamo a beccare. Gigi parte, è vero, salutiamo il Giappone, salutiamo dove parti no salutiamo il Giappone, perché abbiamo raccontato prima che noi siamo in diretta in Giappone, tutti quindi Tokyo. Il Mino Tour prima della mentre radio mangiavamo web, gli raccontavamo festa Giappone. Prima mentre mangiavamo gli raccontavamo della nostra diretta con il Giappone e quindi abbiamo detto con Taiwan. Però fatto, io stavo dicendo che lui ha una bomba di energia vicino che quando lui balla gli manda proprio, capito? Chi è la Micaela? Io non mica ballo con lui. No, ma è una bomba di energia che lo guarda e dice vinci. Sì. E lei ha questo magnetismo, questa capacità di trasmettere energie positive. L'altra sera che cosa hai detto? Basta un sorriso della Micaela e proprio ti fa star bene. Quindi secondo me c'ha già un portafortuna. Un sorriso contagioso quello di Micaela, contagio. C'ha un buon portafortuna vicino, un buon amuleto. Okay. Vabbè, mi fa piacere. Sono una botte de vero. È vero. Perché sta prendendo... sta mano può essere. No, vabbè, io vedo può essere fio... io ho giocato può essere piume e può essere vero. Ho giocato 2 anni a Roma. Dove? Diciamolo. Roma. Con chi? Si chiamava il club Mezzaroma Volley. Oddio, Mezzaroma un bel nome, vero Gaetano? Non si sa quale mezza era. Però va bene, dai. No, comunque è stato 2 anni bellissimi, mi sono divertito. Quindi hai imparato un po'. Un po' di quell'accento mi è rimasto, poi stando qua, siamo quasi da più di 2 mesi qui. Sì, Tutte le sere è una sera. E per esempio Gigi di Roma... Tutte le sere è una sera. Qual è una delle cose di... Come Gazzarra. Sapeste Gigi, dai una delle ultime domande, ma sì. Roma da quando è capoccia o no?
appunto, nella capoccia, cosa ti è rimasto di Roma, ne sai, l'esperienza, e particolari aneddoti al bar, situazioni che dici, no, vabbè, la, una la... cosa da raccontare che dici, ma è incredibile, no? C'è una cosa che mi è successa simpatica di... dei romani, che ne so, dei romani che sono tutti, che ti è capitato, oh, vieni qua, ci penso io con un amico, ci metto io, poi alla fine e poi tac. questo lo diciamo sole, anche ai romani, eh? Certe sole ci penso io, questa è ci penso io, non mi preoccupare, vieni, ci penso io con un amico mio, mio cugino, e poi alla fine tac, certe sole tac, è fighissimo. No vabbè, non sono proprio tutte così romani, però lui vuole venire a vivere a Roma, questa sì. Tac, gli tac. Piace, tac. Beh, dopo un po' comunque conosci le persone. Ah no, pensavo che dopo un po' ci si abitua. Sono no? Gli anticorpi. Me li sono fatti. E allora salutiamo tutti? Salutiamoli, salutiamo, salutiamo. E così andiamo poi in replica. Quindi amici di Radio 1. No. Radio? Vabbè, che tu sei numero uno. Tu sei... Radio numero uno. Aspetta, radio numero uno. Aspetta, che lo facciamo fare ufficiale. No, perché lui adesso vai, fammelo sta a Rai 1, quindi è normale che si poteva sbagliare. Allora, radio numero uno, quindi fai un saluto che poi lo. Allora, tutti, gli, no, tutti i nostri amici di Radio numero uno che ci seguono sia su internet che sulla replica YouTube. Sulla replica YouTube. Un saluto da parte mia, di Michela e di Laura. Vi aspetto, io personalmente vi aspetto sabato sera dalle 21:10 a mezzanotte e mezza. È il momento più, più importante. Perfetto. Perché votate, sarà votate, o dentro votate, o votate, fuori. Votate. Il numero è 475-475-5 è da abbinare a questo numero. È sempre quello il numero. Il numero della coppia che è diciamo nell'ordine di uscita in pista. Ricordiamo anche Luigi Mastrangelo, Sara Di Vaira. Ok. Ciao bene, ragazzi bene. E buonanotte. Allora noi ci andiamo a sentire. Grazie un po' a tutti. Di musica. Ciao a un tutti. Un bacione a tutti e a presto. Ciao da Michel Jazz. Ciao. And here's to you, Mrs. Robinson. Jilly loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. Oh, bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. The PTA, Mrs. Robinson, won't okay the way you do your thing. Ding, ding, ding. And you'll get yours, Mrs. Robinson. Fooling with that young stuff like you do.